Professore Bobbio, se la democrazia fosse inflazionata nella realtà, così come lo è come concetto, probabilmente vivremmo in un mondo di uguaglianza universale, ma invece non è così. Si parla indistintamente di democrazia a proposito dell'Atene di Pericle, dei Soviet di Lenin, c'è la democrazia liberale, quella socialista, c'è la democrazia cristiana. Ecco, prima di addentrarci in questa discussione sulla democrazia, possiamo dare una definizione minima ma precisa di questo termine? Ma io ritengo che non sia soltanto possibile dare una definizione minima di democrazia, ma sia necessario. Perché se vogliamo metterci d'accordo quando parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè attribuendo al concetto di democrazia alcuni caratteri specifici sui quali possiamo essere tutti d'accordo. Ora, io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e semplicemente procedurale, vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Ora, si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive. Primo, tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente. La decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia e dove democrazia non c'è. Ecco, quindi sia che si tratti di decidere di un condominio, che si tratti di decidere di una legge dello Stato, Ha detto valgono. benissimo, un'associazione. Qualsiasi associazione. Qualsiasi associazione generalmente stabilisce quali sono le regole in base alle quali si pigliano decisioni che poi valgono. Anche se le decisioni vengono prese da pochi, da alcuni, anche da uno solo, l'importante è che quella decisione venga presa in base a quelle regole. Ecco, quando lei dice queste cose mi viene in mente che se effettivamente nel mondo esistono alcuni, forse neanche troppi, stati democratici, all'interno anche di questi stati democratici, penso a tutti gli apparati della produzione, agli apparati dei servizi, a molte delle istituzioni, dalle scuole alle caserme, eccetera, ecco, io non ci ritrovo molte delle due. Lei ha praticamente ragione, qui stiamo parlando di democrazia politica. Difatti io ho considerato come una delle promesse non mantenute della democrazia proprio il fatto che la democrazia politica non si è estesa alla società e non si è trasformata in democrazia sociale. A rigore una società democratica dovrebbe essere democratica, cioè dovrebbe avere queste regole, funzionamento e democrazia, nella maggior parte dei centri di potere. Questo in realtà nella maggior parte delle democrazie non è avvenuto. Qual è poi il centro di potere in cui dovrebbe avvenire questa estensione delle regole democratiche? È la fabbrica. Nella fabbrica in realtà no, non esiste all'interno della fabbrica un regime democratico. Vale a dire, le decisioni vengono prese da una parte sola, dall'altra parte c'è la possibilità di un certo controllo delle decisioni, ma le decisioni non vengono prese da tutte le parti che sono in gioco in quel centro di potere. Quindi, diciamo, lei pensa che sia auspicabile questa autodeterminazione, diciamo, della propria vita produttiva, Ma eccetera? io A credo che questo sia l'ideale limite della democrazia. cui tende, anzi. Certamente questo è il limite della democrazia. Però nello stesso tempo osservo che ci sono molti luoghi in cui le regole della democrazia sono state istituite, ma non vengono osservate. Per esempio? Per esempio nei partiti, all'interno dei partiti. I partiti sono associazioni che hanno delle regole democratiche per le decisioni collettive nell'ambito dei partiti. Noi sappiamo benissimo che la democrazia dei partiti è molto scarsa, molto limitata. Direi la stessa cosa per i sindacati.
abbiamo parlato di democrazia e vorrei cercare di cogliere quali sono i nessi fra democrazia e liberalismo. Probabilmente dopo la rivoluzione d'ottobre il mondo occidentale, essendo stato distinto dal mondo dell'est, dal mondo dei soviet, dal mondo comunista, si è fatto probabilmente un po' di confusione ad occidente, cioè tutte le ideologie più o meno che non fossero quelle comuniste sono state messe un po' tutte insieme. Eppure noi sappiamo ad esempio che liberalismo e democrazia non hanno avuto sempre un buon rapporto nei secoli. Ecco, possiamo provare a stabilire queste differenze storiche e ideali fra il liberalismo e la democrazia? Ma storicamente liberalismo e democrazia sono stati spesso contrapposti. Sono stati spesso contrapposti quando però di democrazia non si dava questa definizione che ho dato io. Si dava una definizione non formale o procedurale di democrazia, ma si dava una definizione, come si dice, contenutistica, sostanziale. Cioè, per democrazia si intendeva una società egualitaria, o perlomeno più egualitaria delle società precedenti. Certo, se si intende per democrazia una società al massimo egualitaria, c'è un contrasto fra liberalismo e democrazia. Però se noi partiamo dalla definizione procedurale di democrazia, ci rendiamo conto che la democrazia, quella che oggi noi intendiamo per democrazia, non è altro che la naturale prosecuzione del liberalismo, naturale conseguenza del liberalismo, perché il liberalismo ha affermato alcuni diritti fondamentali, che erano i diritti di libertà e i cosiddetti diritti civili, il diritto di libertà di associazione, di riunione, di stampa, di opinione, di religione, eccetera. Con la democrazia si è affermato un altro diritto fondamentale, il diritto politico, quello che si chiama diritto politico, vuol dire il diritto di prendere parte alle decisioni collettive. All'inizio c'erano degli stati liberali che non erano democratici perché prendevano parte alle decisioni collettive soltanto alcuni, generalmente con gli abbienti, c'erano delle limitazioni di voto molto gravi per cui votavano soltanto una piccola parte dei cittadini, 2-3% dei cittadini. Poi via via è avvenuta l'estensione del suffragio. Oggi negli stati che noi chiamiamo democratici c'è il suffragio universale, generalmente il suffragio universale maschile e femminile, vale dire c'è stata l'estensione del diritto politico a tutti. Questa estensione non è stata altro che una conseguenza della estensione di alcuni diritti fondamentali che erano stati richiesti dal liberalismo. Da questo punto di vista dico che se noi intendiamo la democrazia